Una giornata di festa e aperitivo, il Giro dopo 49 anni è tornato a vestire di rosa le pendici del Gran Sasso, tante le persone che fin dalla mattina presto hanno riempito il piazzale e la montagna ha ripagato con i suoi scorci mozzafiato. Una macchina imponente quella che ha organizzato l'arrivo in paesaggi trasmessi in Mondovisione dalla provincia di Teramo. Un giorno, come lei ha detto, di grande festa e noi siamo molto contenti e orgogliosi, e un ringraziamento particolare va a tutti gli organi della regione, della provincia, che hanno permesso questa grande festa e questa grande vetrina. Ecco, contando che i Prati di Tivo comunque, nonostante gli impianti chiusi, hanno sempre tanti turisti, però oggi è veramente un giorno speciale perché vediamo bambini, adulti e tanti altri che sono venuti anche da lontano per seguire il giro. Sì, è veramente un gran giorno di festa, era quello che volevamo che fosse veramente un giorno di festa per una località che, come voi ben sapete, è sempre un po' in sofferenza, anche se il posto è bello e c'è sempre un grande richiamo di gente, quindi il turismo, secondo me, Prati di Tivo non morirà mai. Un momento importante per tutta la provincia di Teramo, questo Giro d'Italia, ma soprattutto tanta organizzazione dietro. Ma sì, una giornata veramente importante, quasi storica direi, per Prati di Tivo, per Pietracamela e per la provincia di Teramo e per tutto l'Abruzzo. Per ora sta andando tutto bene, la macchina organizzativa è stata lunga, complessa, vista anche la situazione logistica del posto, c'è una sola strada che deve essere chiusa, quindi le navette, insomma, tanti accorgimenti tecnici per fare in modo che oggi sia una festa di sport, una festa di gente, una festa di popolo, una festa di questo posto meraviglioso. Un giorno importante comunque per i Prati di Tivo, voi siete venuti in bici? Sì, io vengo da Roseto degli Abruzzi, siamo venuti qua in bici, siamo in gruppo, speriamo che sia una bella giornata e vedere un gran bello spettacolo. Tante le persone, che cosa sperate di vedere in questo giro? Allora, intanto speriamo di vedere i grandi campioni e poi speriamo che ci sia un italiano fra i primi all'arrivo. Ottava tappa impegnativa, quella di Spoleto Prati di Tivo, soprattutto per l'ultima volata in salita prima del piazzale, poco prima delle 5, a tagliare il traguardo con un sole che ha illuminato i prati in 4 ore, 2 minuti e 16 secondi, Tadej Pogačar, anche maglia rosa, in questa edizione numero 107 del Giro d'Italia. No, it's not mission impossible, but yeah, today I could win and I'm happy, but there's still a lot of stages coming, and today we saw other GC contenders climbing super super good, so yeah, it's for sure not finished. I think today was the day that other climbers get some confidence back, and yeah, I think it was suited quite well, but don't listen to Rafa, he's just full of jokes all the time. He was super good today, all the team was super good today, and I'm super happy to win this stage for them, and we continue with this mentality, strong mentality and confidence to the next days.